In ogni settore, in ogni contesto, in ogni situazione, la passione e la dedizione vincono sul talento. In questo video ti spiego perché. Ho sempre pensato che nella nostra società il talento si è un po' mitizzato, si vede lo sportivo, il campione, il musicista e si dice: ma quello lì c'ha un sacco di talento, e si finisce con il dimenticare gli anni e anni e anni passati a praticare con dedizione, con precisione. In realtà il talento da solo, ammesso che il talento ci sia, il talento da solo diventa in realtà un talento sprecato, una predisposizione che non viene veramente utilizzato. Al contrario, ho anche sempre pensato che, pur avendo una predisposizione di partenza minore, se pratichi veramente bene, se ti dedichi veramente bene al contesto che hai scelto per la tua sfida, puoi avere dei risultati eccezionali. All'inizio degli anni 90, Anders Ericsson, un ricercatore che si è occupato di alta prestazione, è venuto fuori con la regola delle 10.000 ore, cioè lui sostiene che ci vogliono 10.000 ore di pratica deliberata, quindi di pratica non distratta, ma di pratica concentrata, per diventare un esperto, per diventare un campione, per diventare il meglio possibile nella tua specialità. E a pensarci bene, si tratta di una quantità di ore veramente elevata. Lui ha calcolato che sono 20 ore per 50 settimane l'anno per 10 anni, per accumulare 10.000 ore e diventare quindi veramente molto bravi. Alcuni hanno contestato questo dato, hanno detto che non è preciso, ma non ha importanza, il concetto rimane valido, cioè ci vuole una mole enorme di pratica, di allenamento, appunto pratica deliberata per eccellere in qualsiasi cosa, che sia la musica, che sia lo sport, l'arte e tante altre discipline. Questo aspetto è stato confermato anche da molte ricerche nell'ambito dello sport di alto livello, negli atleti d'élite. Si è visto che le differenze di prestazione non sono molto correlate alle differenze in ambito genetico, ma molto più correlate alle differenze in termini di allenamento, di carichi di lavoro, e che concetti come il talento e appunto la predisposizione genetica non è che non contano, ma non sono così fondamentali per ottenere una prestazione eccellente. E credo che alla fine si possa dire con abbastanza certezza che, se vai a vedere un po' più a fondo che cosa fa la differenza, viene sempre fuori un'applicazione più chiara, più concentrata, più specifica di quelli che io chiamo i quattro fondamenti, quindi della nutrizione, della nutraceutica, dell'allenamento fisico, del lavoro interiore. Questo in particolare per quello che riguarda l'atleta. Magari un musicista può diventare un grandissimo musicista anche senza concentrarsi sulla sua nutrizione, anche se io personalmente penso che anche al musicista gioverebbe molto mangiare in maniera più sana, ma nell'atleta che usa il suo corpo come veicolo per la prestazione, questo diventa veramente evidente. E allora significa che, se ognuno di noi nel suo piccolo impara ad applicare meglio quelle regole di base nel campo della nutrizione, della nutraceutica, dell'allenamento, del lavoro interiore, impara ad applicarle meglio e soprattutto le applica per un tempo sufficientemente lungo, ecco che la nostra prestazione, la nostra salute, la nostra condizione psicofisica può cambiare in meglio moltissimo. Ovviamente di tutti questi argomenti parlo in maniera molto più dettagliata nei nostri corsi, andiamo molto in profondità, non soltanto nel dire queste cose, ma nello spiegare come effettivamente inserirle nella propria vita. Perché c'è un punto anche molto importante, e l'ho citato prima: perché tutto questo funzioni, perché la pratica deliberata veramente funzioni, deve durare tanto nel tempo, e per durare tanto nel tempo quei concetti classici tipo la disciplina, la forza di volontà, la motivazione non sono motori sufficienti, e quello che in realtà ci vuole è il piacere della pratica. Quindi le persone diventano eccellenti nelle prestazioni che veramente amano, altrimenti faranno sempre molta fatica e ci saranno sempre, diciamo, degli effetti, tra virgolette, collaterali, che tra l'altro sono ben noti e sono stati anche raccontati in libri e in film di persone che sono arrivate a prestazioni eccellenti, ma con sofferenze molto profonde, perché in realtà non era un qualcosa che avevano scelto loro, non era un qualcosa che gli piaceva poi così tanto. Ecco, nel momento in cui
I temi della pratica deliberata, nel caso specifico dei quattro fondamenti di cui parlavo, diventano parte di te, diventano elementi centrali della tua giornata, sono di fatto dei rituali, diventano dei rituali nella tua giornata per costruire l'alta prestazione o per costruire, per dirlo in termini più semplici, la migliore versione di noi stessi, perché io credo fermamente che tutti noi nel nostro contesto possiamo migliorarci, possiamo diventare persone migliori, possiamo diventare persone più sane, possiamo diventare persone che trasmettono una maggiore dose di energia positiva. Ma il messaggio con cui vorrei lasciarti è, al di là di tutto questo, è semplicemente che se pratichi, se ti dai da fare e se trovi le modalità per farti piacere quella pratica, puoi ottenere dei risultati incredibili, dipende solo da te. Se vuoi più informazioni su come creare questi rituali e come inserirli nella tua giornata, qui sotto trovi un link a un PDF gratuito che puoi scaricare, studiare e poi iniziare ad utilizzare. Thank you.